Imprenditori ed idee in pista, percorsi di innovazione per il cambiamento. E questo è il tema di cui si è discusso nel corso dell'incontro organizzato dal gruppo SG89 nello showroom di Satiri Auto in via Piccolpasso a Perugia. La concessionaria ha ospitato l'11ª tappa del tour protagonisti in coincidenza con i business days del gruppo FCA. I Fleet & Business Center sponsorizzano questa bellissima manifestazione in questo bellissimo contesto, dando l'opportunità a tutte le concessionarie del territorio nazionale e in particolare al gruppo Satiri che qui stasera ci rappresenta, di offrire ai propri clienti delle condizioni agevolate per l'acquisto. Si tratta sia di acquisto in proprietà, acquisto leasing e per la prima volta in assoluto del noleggio a lungo termine. Protagonisti della giornata, imprese e imprenditori umbri che si sono riuniti per condividere idee ed esperienze nel talk moderato da Giovanni Giorgetti, CEO di SG89. Stiamo vivendo un momento, credo, straordinario, di grande cambiamento e momenti come questi in cui c'è una condivisione sia di idee, di argomenti, ci rende tutti più semplici e più vicini alla realtà. Internet ci ha un po' messo un po' in disparte dal punto di vista umano e quindi ha creato questa barriera. Oggi c'è necessità invece di incontri, di relazionarsi, di incontrarsi, di riscoprire, noi la chiamiamo questa piazza di contaminazione. Tanti presenti impegnati in diversi settori del tessuto economico umbro, a cominciare dalla famiglia Satiri al completo, con i fondatori dell'azienda, i coniugi Ubaldo e Maria e le figlie Annalisa, Lorena e Silvia. Noi che lavoriamo nel campo automotive tutti i giorni ci misuriamo con il cambiamento. Per noi sono importantissimi questi momenti di confronto con i vari imprenditori che provengono da diversi settori, perché è dal confronto che noi arricchiamo ancora di più il nostro bagaglio culturale e ampliamo le nostre competenze. Ovviamente noi dobbiamo essere al passo con i tempi, perché non siamo più di fronte a un cliente statico ma a un cliente evoluto che entra in concessionaria e noi dobbiamo offrirle, diciamo, il percorso di acquisto più emozionale possibile. Portare la propria esperienza, uno ti dice che la sua esperienza è in America, tu magari gli racconti la tua in Russia, è un modo per discutere. E poi io sono... che provengo dalla cultura del bar, ho sempre pensato che il dibattito, la discussione, come dice il grande filosofo greco, la polemos, Eraclito dice che la polemos, il dibattito, è padre e maestro dell'umanità.